Gli 'ndranghetisti intesi in senso stretto, cioè gli affiliati all'Ndrangheta, non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. C'è un 'ndranghetista normale di un'organizzazione criminale, anche 'ndrangheta, un locale di 'ndrangheta di serie A, riesce a riciclare attraverso l'acquisto di alberghi, ristoranti, pizzerie, latifondi. I latifondi sono molto importanti, non solo non tanto come riciclaggio, ma soprattutto perché consentono di poi di accedere ai fondi comunitari e quindi fare delle truffe alla comunità europea, dove ovviamente le pene sono molto basse, dove i reati si prescrivono, dove se va male sta in carcere un paio di mesi, e quindi vale la pena concentrarsi e specializzarsi sulle truffe alla comunità europea. Quindi il mondo dell'agricoltura è infettato dall''ndrangheta. L''ndrangheta controlla gran parte del mercato agricolo, della produzione e della distribuzione. Ora esco un attimo fuori tema, mi vengono in mente gli immigrati che stanno sotto Gioia Tauro, dove vengono utilizzati in modo sistematico non solo dalle imprese mafiose, ma anche da imprenditori cosiddetti normali, che trovano utile e conveniente sfruttare gli extracomunitari a 25, massimo 30 euro al giorno per raccogliere le arance della piana di Gioia Tauro, per raccogliere i prodotti della piana di Gioia Tauro. Poi ufficialmente, formalmente, quando siamo nei salotti, quando siamo all'asciutto, diciamo che siamo contro gli immigrati. Scusate la parentesi. E torniamo al riciclaggio. Il riciclaggio... gli immigrati non li vogliamo sotto casa, ma quando ci servono li vogliamo. Sono utili, sono utili. Sono utili. Allora, quindi riciclaggio sofisticato l''ndrangheta non ne fa. E allora cosa fa l''ndrangheta? Si rivolge ai professionisti, si rivolge a classi dirigenti, a avvocati, medi, avvocati, commercialisti, esperti di finanza, per fare il riciclaggio sofisticato. Quindi, come sempre, come la storia ci ha insegnato, dalle origini dell''ndrangheta, dalle origini della picciotteria, da subito dopo la metà dell'Ottocento, noi troviamo sempre questo rapporto tra classe dirigente, tra classe dotta e criminalità organizzata. Prima picciotteria, poi incominciamo a parlare di 'ndrangheta o di mafia. Questo è molto importante, tenetelo sempre presente. Perché quando voi nei salotti dei ben pensanti, quando voi nelle trasmissioni di intrattenimento, anche a carattere regionale o locale, sentite parlare gente che si definisce dotta o colta, si mette a fare analisi sulle mafie, analisi sull''ndrangheta, analisi sulla picciotteria, e intere classi dirigenti si autoassolvono, spiegando che il problema delle mafie, la crescita delle mafie, sia un fatto che riguarda altri, cioè si autoassolvono. Non è assolutamente così. E non solo in Calabria. E non solo in Calabria. Noi abbiamo, anche in questo libro, abbiamo scritto sul piano scientifico, storico, giudiziario, come classi dirigenti, classe dotte, quali avvocati, medici, ingegneri, latifondisti, classe borghese o aristocratica, hanno sempre avuto rapporti, hanno sempre usato, nella seconda metà dell'Ottocento e prima metà del Novecento, fino agli anni 70, le classi dirigenti hanno usato le mafie, hanno usato le mafie per risolvere problemi e conflitti tra centri di potere che stanno sopra le nostre teste. Sono serviti anche come bacino di voti. Negli ultimi 20 anni il rapporto si è ribaltato, perché oggi sul piano sociale, purtroppo, con dispiacere, con amarezza, vi confermo
che oggi sono i candidati, moltissimi candidati alle comunali, regionali, nazionali, alle elezioni nazionali, che vanno a casa dei capi mafia, bussano, si siedono nel salotto e chiedono pacchetti di voti in cambio di appalti o di benefici, salvo poi condannare la mafia, sdegno e costernazione quando si vedono quando ci sono omicidi, non avendo stando attenti a non fare minimo cenno a cosa ha determinato, cioè per quale motivo oggi noi abbiamo la mafia quantomeno più ricca nel mondo occidentale. Cioè oggi nessuno dice per quale motivo nella seconda metà dell'Ottocento i latifondisti, la classe dirigente delle città calabresi hanno utilizzato i picciotti per condizionare il voto. Il voto di scambio non è un fatto degli ultimi decenni, è un leitmotiv, è una costante di tutta, dall'Unità d'Italia ad oggi, di tutte le consultazioni elettorali, che a vario titolo e in vari modi, a seconda del momento storico, vediamo sempre una correlazione tra la classe dirigente, tra il candidato, tra il blocco che sta attorno al candidato e il picciotto o l'ndranghetista di turno. Io faccio questo lavoro da più di 30 anni, dall'86 che faccio questo lavoro, e quando i miei denigratori volevano dire sì, ma Gratteri fa solo droga, ora la stanno cercando tutti, allora stanno cercando tutti perché serve. Allora, io ho sempre contrastato il narcotraffico e sono tra i magistrati in Italia che ha fatto più indagini nel mondo sul traffico di stupefacenti, tutti i tipi. E noi, grazie anche al fatto, al dato che il GOA della Guardia di Finanza di Catanzaro è la migliore struttura antidroga che ci sia in Italia. E ci sono delle eccellenze. Assolutamente sì, ma in questo momento, guardate che in questo momento storico, nel distretto di Catanzaro, in questo momento storico, noi abbiamo nei vertici delle forze dell'ordine, dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, abbiamo tra i migliori investigatori del mondo, d'Italia, tra i migliori investigatori d'Italia. Noi abbiamo nei vertici dei comandi provinciali persone che sono che nella graduatoria dei loro concorsi sono tra primo e quinto, primo, terzo, quinto, d'accordo? Questa è una cosa che non è mai accaduta nel distretto di Catanzaro oggi, e penso che forse vi siete accorti che qualche risultato in più lo stiamo ottenendo negli ultimi 2 anni. E questo è la cosa importante, ad esempio, per quanto arriviamo alla droga. La cosa importante, ad esempio, per quanto riguarda la città di Lamezia Terme, la vostra città, è successa ora nel momento storico una cosa bellissima. Cioè voi avete a Lamezia Terme adesso un bravissimo procuratore che si chiama Curcio, che oltre ad essere un bravissimo magistrato, intelligente, preparato, onesto, è una persona che si impegna, è una persona che voi ogni giorno avete qui, che si sta dando da fare, con il quale ci rapportiamo ogni giorno in perfetta sinergia. Io so quello che fa lui sa quello che faccio io. Questa è una cosa fondamentale, importante, e stiamo ottenendo risultati concreti sulla città di Lamezia. Io vi dicevo, l'anno scorso noi abbiamo arrestato 174 soggetti indagati per mafia nel circondario di Lamezia Terme, quindi penso che vi abbiamo dato delle risposte. Abbiamo, diciamo, risolto, non so perché ancora ci devono essere delle sentenze definitive, però abbiamo indagato, arrestato persone per aver commesso un omicidio eccellente alla Lamezia Terme,
Voi ricordate l'anno scorso che c'erano delle persone con la maglietta bianca e con la foto d'accordo? Io vi ho detto abbiate fiducia, abbiate pazienza, perché le indagini non sono una frittella che si gira una sera mentre facciamo una cena. Le indagini sono una cosa seria e richiedono tempo. Se ci sono le prove si arrestano le persone, altrimenti non si arrestano le persone. In questo caso noi riteniamo ci siano le prove. E quest'anno io non vedo le persone con la maglietta bianca. Vuol dire che abbiamo dato delle risposte concrete. E questo è un risultato importante. Perché vi dico queste cose? Non per fare il pavone, per fare un atto di pioggeria, per dirvi che io ancora sto aspettando i cittadini di Lamezia che subiscono estorsioni, che sono sotto usura, che subiscono vessazione dall'andrangheta di Lamezia Terme, li sto aspettando dietro la mia porta o dietro quella di Salvatore Curcio. Siete qui a battervi le mani, la piazza è stracolma, ma non basta. Non basta solo indignarsi contro la mafia, dovete prendere posizione. Lo so, noi calabresi siamo un po' paranoici, diffidiamo, non ci fidiamo, però penso che ad oggi vi abbiamo dato delle risposte concrete. Siamo stati concreti, seri. Abbiamo dato tutto noi stessi alle indagini, al lavoro e al risultato. Ancora vi sto aspettando. Torniamo alla domanda sulla legalizzazione. Allora, parliamo intanto dal punto di vista scientifico, è sbagliato ormai parlare di droghe leggere e droghe pesanti, perché il THC della marijuana è cambiato, non è più la marijuana dei figli dei fiori di 40 anni fa. E allora vediamo cosa dicono quelli, ma mi pare che sta piovendo, com'è? No. Vediamo cosa dicono quelli che sono d'accordo per legalizzare le cosiddette droghe leggere, cioè marijuana ed hashish. Allora dicono, se noi legalizziamo la marijuana e l'hashish, allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata. Allora io ho fatto l'esegesi di questa frase, ma non sono riuscito a trovare una soluzione, perché la legge in discussione in Parlamento, che per mia fortuna e per fortuna dei nostri figli non è passata, poi vi dico perché, cosa prevede? Prevede che può essere venduta la marijuana in farmacia a chi ha compiuto 18 anni e con un certificato medico che attesta la sua tossicodipendenza. Bene. Ma voi sapete bene che la marijuana si consuma nelle scuole medie. E allora mi spiegate gli assuntori di marijuana che hanno 10 anni, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, se non possono andare a comprarla in farmacia, continueranno a comprarla dalla criminalità organizzata. Quindi l'espressione allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata legalizzandola non sta in piedi, se questo range di persone, di giovani, non possono comprarle in farmacia, continueranno a comprare la criminalità organizzata. Seconda cosa, se noi legalizziamo le droghe leggere, possiamo distogliere le forze dell'ordine dal perdere tempo appresso i trafficanti di marijuana ed hashish. A questa affermazione io vi faccio un esempio. Mettiamo il caso in cui su questa piazza, controllata dalla criminalità organizzata di Lamezia Terme, si vende droga. Il venditore di droga si comporta come un negoziante di generi alimentari. Nel negozio di generi alimentari cosa si vende? Si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. Su una piazza controllata dalla criminalità organizzata, l'organizzazione cosa vende? Eroina, cocaina, hashish, marijuana, ecstasy. Se io legalizzando marijuana ed hashish, mi resta eroina, cocaina ed ecstasy, quindi l'organizzazione non lascia la piazza, continuerà a controllare la piazza. Se legalizzassi tutto... Aspetta. C'è un problema, c'è un'altra osservazione. Secondo lo studio e secondo i promotori di questa legge,
hanno fatto uno studio dicendo che un grammo di marijuana in farmacia costerà o costerebbe 12 euro al grammo. Al mercato nero, a Lamezia Terme, quanto costa una bustina qua di marijuana? Nessuno lo sa qua. Non lo sa nessuno. Lo sa. Quindi solo io la consumo, capito? Al mercato nero mediamente costa 4-5 euro. Facciamo 5 euro. Se in farmacia costa 12 euro, c'è uno scarto di 7 euro. Una sigaretta di contrabbando. Cioè. Bene. E allora i ragazzi che assumono, le persone che assumono droga, che assumono cocaina, non hanno i soldi manco per comprarsi le sigarette confezionate, ma vanno nel tabacchino e comprano le cartine col tabacco per risparmiare. Figuratevi se vanno in farmacia a comprare la marijuana a 12 euro anziché a 5 euro. Ma anche se quando va a regime la facciamo costare 10 euro, non andranno comunque in farmacia a comprarla, continueranno a comprare al mercato nero. In farmacia chi va quello che si sente ideologicamente progressista avanzato, che guadagna 15.000 euro, quello che fa l'uomo di sinistra con uno stipendio da 15-20.000 euro e che costa, perché poi a un certo punto il permissivismo è più una moda, è più un ostentare progressismo, un ostentare sentirsi uomini di cultura, avanzati, aperti. E poi gli sfugge la situazione di mano, gli sfuggono i preliminari perché c'è il figlio che si fa una canna a sera e quando torna a casa si accorge che la mattina alle 10 è ancora stordito dall'effetto della marijuana della sera prima. Allora, continuiamo ancora con ciò che dicono chi è favorevole all'uso alla legalizzazione della marijuana. Dicono, se noi legalizziamo la marijuana, lo Stato incassa 4 miliardi e mezzo e quindi impoveriamo le mafie e lo Stato incassa 4 miliardi e mezzo. Allora, due osservazioni su questa cifra. Noi sappiamo, intanto mettete il silenzioso, noi sappiamo che in Europa, in Italia, l'80% dei tossicodipendenti usa cocaina. Il 5% dei tossicodipendenti usa marijuana ad hashish, il 5%. Io vi ho detto che la cocaina costa 50 euro al grammo, la marijuana 5 euro al grammo. Noi abbiamo quindi l'80% dei tossicodipendenti che usa cocaina, anziché marijuana. Ora arriva la legalizzazione della cocaina. Andiamo ad aggiungere... Vi ricordate quando hanno legalizzato e regolamentato le slot machine nei bar? Chi era favorevole a queste slot machine ha detto lo Stato incasserà 2 miliardi e mezzo di tasse. Bene, tutti contenti, lo Stato incassa. Nessuno oggi dice quanti si spende per la ludopatia. Quanti vecchi ci sono la mattina davanti ai bar che aspettano alle 6 che il barista apra la sala cinesca per consumarsi nella prima settimana la pensione? Perché la ludopatia è esattamente come la tossicodipendenza. Il tossicodipendente cosa fa? Incomincia a rubare in casa, poi ruba fuori, poi picchia i genitori per prendergli i soldi, perché è un malato. La ludopatia è la stessa cosa. È la stessa cosa. Io vado spesso nei centri per i tossicodipendenti a parlare ai ragazzi, a parlare agli uomini, alle donne tossicodipendenti. E queste donne, gente di 50 anni, piangendo, mi dice: procuratore, faccia di tutto per non far passare questa legge, perché siamo partiti tutti con le canne e siamo ora ridotti in queste condizioni. Vi dico che per me è la cosa più difficile andare a parlare nei centri di tossicodipendenza. È qualcosa che scuote. Io vi invito tutti ad andare, soprattutto i giovani, andate nei centri per tossicodipendenti a parlare con questa gente che soffre. Io l'anno scorso sono stato a San Patrignano, eravamo sotto un tendone, c'erano 2500 persone, c'erano donne di 70 anni,
figli di 50 anni, bambini di 2-3 anni. Vedevate queste mamme di 70 anni che tenevano il figlio per mano e questi bambini abbracciati al padre, d'accordo? Tutti che piangevano. Io non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a parlare. Io per riuscire a parlare, per andare avanti nel discorso, ho alzato gli occhi, ho puntato nel vuoto un punto e parlavo guardando quel punto. Io non riuscivo a guardare questa gente, è una cosa che scuote. Andate poi, e poi ne riparliamo di legalizzazione della marijuana, andate in questi posti dove si soffre veramente e sentite delle storie incredibili, mamme, figli di commissari di polizia, figli di forze dell'ordine, figli di magistrati, là dentro, la mamma che denuncia il figlio per farlo arrestare, che va e organizza con le forze dell'ordine per incastrare il figlio, per arrestarlo, per portarlo in carcere, per costringerlo ad entrare in un comitato terapeutico, per costringerlo a provare a disintossicarsi. Perché attenzione, ogni 10 persone che entrano, solo in 4 ce la fanno, gli altri non ce la fanno, gli altri finiscono morti. E oggi non fa più impressione, perché non c'è più quello che muore nella villa con la siringa al braccio, perché ora l'eroina si sniffa, non si inietta più, perché costa 25 euro al grammo, perché la guerra in Afghanistan è servita solo per arricchire i talebani, dove nel deserto dell'Afghanistan ci sono tonnellate di eroina pronta per essere distribuita sul mercato europeo e il prezzo è stracciato al punto che oggi l'eroina si sniffa, che ha un effetto più ritardato rispetto all'endovena, però costa talmente poco che la possiamo fare. E oggi non ci fai più impressione, perché i morti per cocaina non li sentiamo, perché tutti muoiono di infarto, tutti muoiono perché hanno delle malformazioni al cuore, nessuno dice che quella era cocainomane e che gli è saltata l'arteria. Torniamo alla domanda, non sfuggo alla domanda. Allora dice, in questo modo si arricchisce lo Stato di 4 miliardi e mezzo. Allora intanto incominciamo a calcolare quanta gente c'è quanto costano le comunità autoterapeutiche, quanto costa disintossicarsi, quanti sono i reati commessi dai tossicodipendenti a causa della loro malattia, a causa della loro dipendenza, perché anche questo dobbiamo calcolare se vogliamo essere seri. Allora poi quando io incomincio a fine del discorso si alza Pierino e dice, o Pierina, e dice, allora l'alcol e allora le sigarette? Certo, l'alcol, sono ipocrisie di Stato i monopoli, sono ipocrisie di Stato, lo so, mi rendo conto, però c'è un approccio sul piano psicologico diverso, perché se io mi bevo un bicchiere di vino, non per forza me lo bevo per ubriacarmi, se io mi faccio una canna me la faccio sicuramente per sballarmi, quindi l'approccio è diverso. Nessuno spiega ai ragazzi quando va nelle scuole, perché io purtroppo ho partecipato a dei dibattiti con parlamentari, con senatori di questa Repubblica, che per fortuna non è stato eletto, dove siamo stati in un liceo dove un senatore della Repubblica spiega a 500 ragazzi che la marijuana non crea dipendenza, che la marijuana non fa male, letteralmente parlando, e sul punto caccia fuori, incomincia a parlare di uno studio fatto dall'Università del Colorado, raccontando balle, raccontando menzogne. Perché? Perché siccome quindi io vedevo lì alla fine, c'era una cinquantina di ragazzi belli incannati, erano fatti, li vedevo che erano fatti di marijuana e facevano un tifo da stadio. Allora io mi giro dalla dirigente scolastica e dico, signora, ma lei si rende conto che è combinato stamattina? Cioè i genitori le portano dei figli a scuola e lei invita questa gente che smentisce la scienza, perché è provato sul piano scientifico che l'uso sistematico della marijuana riduce la corteccia cerebrale, che è la parte del cervello dove c'è la memoria. Infatti l'uso della marijuana a cosa serve? Serve a dimenticare quello che si è fatto il giorno prima, serve a sballarsi. E quindi voi vedete questi ragazzi la mattina alle 10 in classe che sono assenti, sono come dei pugili suonati. Quindi la riduzione del corteccio cerebrale proprio nella fase di crescita dei ragazzi, proprio nel momento più delicato della crescita, non solo sul piano psicologico ma anche sul piano fisico, perché il cervello è come un braccio, cioè cresce il braccio e cresce anche il cervello, la corteccia cerebrale si riduce. Attenzione, il THC non è come quello di 40 anni fa dei figli dei fiori,
ancora purtroppo nessuno ha messo mano alle tabelle sulla legge sulle stupefacenti, avere il coraggio di modificare non più tabella 1, tabella 2, droghe leggere, droghe pesanti. Andiamo alla provocazione che mi ha fatto sulla legalizzazione della cocaina. Ci sto anche a questa provocazione, anche perché me l'ha fatta un giorno a carta bianca un parlamentare del PD, non mi ricordo come si chiama, uno che si era candidato anche a sindaco di Roma. Giachetti forse? Giachetti? Sì. Allora, cosa dice questo qui? E allora legalizziamo la cocaina? Certo, legalizziamo la cocaina. Aspetti un attimo, onorevole. Le volevo dire questo. Mettiamo il caso in cui il Parlamento italiano decide di legalizzare la cocaina. Bene? Quindi la cocaina legalizzata vuol dire che si vende in farmacia. Bene? Siccome la cocaina si produce in 3 paesi del mondo, si produce in Colombia, Bolivia e Perù. Siccome la Colombia, siccome la cocaina è prodotta dagli ex AUC, perché ora le AUC, i paramilitari adesso non esistono più perché è stata fatta la pacificazione 7 anni fa, però formalmente non esistono più, erano 20.000, di fatto oggi 10.000 ex AUC sono nelle BACRIM, sono le organizzazioni criminali che producono, sono uscite dalle AUC, quindi hanno avuto un colpo di spugna sul piano giudiziario, e oggi noi abbiamo 10.000 AUC che sono BACRIM, che in realtà vendono cocaina. Vedete che sta incominciando a piovere. No. Allora, no. Cosa succede? Cosa succede? Succede che in Colombia non è legalizzata la cocaina, quindi lo Stato colombiano non può vendere cocaina, quindi che fa l'Italia? La compra da chi? Dall'ex AUC, ex FARC, o chiamiamo Mancuso Salvatore, il capo, ex capo delle AUC che si trova nel carcere di Washington, e diciamo se ci mette la raccomandazione a parlare, ad andare nella foresta amazzonica, gli diamo una licenza della foresta amazzonica se ci apre un canale perché ci vende la cocaina. Perché la cocaina non è tecnicamente impossibile. È impossibile perché non c'è uno Stato al mondo che vende la cocaina. Quindi, però, la cosa che voglio dire, anche stando alla realtà, cioè legalizzando solo marijuana, perché purtroppo ai noi l'Albania è il più grande campo a cielo aperto di coltivazione di marijuana, 3/4 di Albania sono coltivate a marijuana, infatti noi l'altra volta solo con la finanza di Catanzaro abbiamo sequestrato 6.000 chili solo nello canale di Otranto. Allora, la cosa che voglio dire è questa: noi non impoveriamo le mafie, perché il mancato guadagno da parte delle mafie legalizzando marijuana e hashish è ridicolo, è risibile rispetto a quelli che sono i guadagni dell'eroina. I grandi trafficanti di cocaina non contano le banconote, le pesano. Allora, cosa succede? Mi dica un chilo di euro, un chilo di dollari. Sì, due chili. Allora, succede così. Le organizzazioni criminali sudamericane che vendono la marijuana alle organizzazioni criminali europee non vogliono, tutti i soldi dalla vendita della cocaina non torna in Sud America, perché le organizzazioni criminali sudamericane ritengono più conveniente investire in Europa. Quindi l'Europa è il più grande supermercato dove acquistare. Quindi non solo le mafie italiane, ma anche le mafie sudamericane preferiscono investire in Europa. Solo il 9% della somma della vendita della cocaina torna in Sud America, solo il 9%. La rimanente somma, quindi, che è enorme, che corrisponde a una finanziaria di uno Stato medio, viene utilizzata per comprare tutto ciò che inventa nelle maggiori capitali europee. Quindi palazzi, attività. Palazzi, attività, anche borsa. Se noi andiamo nella City di Londra, la City di Londra è uno dei centri di maggior riciclaggio al mondo. Allora, cosa volevo dire? Quindi quel 9% che torna in Sud America torna con lo stesso metodo, con lo stesso modo con cui arriva la cocaina in Europa. E allora cosa si fa? Le banconote si cerca di mandare in Sud America meno peso possibile. Allora, quindi la moneta privilegiata è la banconota da 500 euro. E non si trova, infatti. Che non si trova. Io non l'ho mai vista in vita mia, non ho mai visto dal vivo una banconota da 500 euro. E quindi al mercato nero costa 530 euro. Perché?
per avere 1 milione di euro pesa 1,2 kg, sono 2000 che entra, pezzi, che entra in una valigetta 24 ore. Per avere il controvalore di 1 milione di euro, di 1 milione di dollari, ci vogliono 5 volte 1,2 kg. Quindi occupano 5 volte lo spazio. Sono zaino. Lo spazio, quindi 5 valigette 24 ore. Quindi abbiamo 5 kg, 6 kg al posto di 1,2 kg. Quindi l'euro, quando noi siamo stati a Bruxelles col professore Nicasio in una commissione del Parlamento europeo, tanti anni fa, abbiamo detto, tra le tante sciocchezze che abbiamo detto noi, abbiamo detto un'altra sciocchezza: fate uscire dal corso legale le banconote di 500 euro perché sono la moneta privilegiata, la banconota privilegiata dai narcotrafficanti per il pagamento di cocaina. Chi ridacchiava, chi diceva ma questi chi sono, cioè, ci vedevano come degli stupidi che venivamo dalle campagne della Calabria per andare lì a parlare. Ma quando noi diciamo qualcosa, quello che io, le sciocchezze che io vi sto dicendo stasera sono il risultato di 32 anni della mia vita e di 32 anni di lavoro più o meno intenso e più o meno costante. Quindi penso che forse qualcosa possiamo dire, qualcosa possiamo raccontare, perché quello che io vi racconto è il risultato della mia vita. E quindi se io ho visto che la banconota di 500 euro, la banconota privilegiata è quella usata, e questo io l'ho detto alla Commissione europea 10 anni fa, non adesso, dopo che i buoi sono usciti dalle stalle, no? Più c'è la tracciabilità del denaro, più difficile è riciclare, esattamente il contrario. Io farei sparire il contante, non limiterei il contante, lo farei sparire la banconota, e lavorerei solo con le carte di credito, con la tracciabilità, perché più è possibile tracciare i soldi, più si evita il lavoro nero, a meno che non si torni al baratto. Se il lavoro nero, lo sfruttamento, l'evasione fiscale, il riciclaggio, è esattamente il contrario di quello che si dice, cioè noi dobbiamo stare attenti quando parliamo a quali sono gli effetti sulla società, sul mercato, sull'economia. Anche se noi siamo poveri, a noi deve interessare il mercato, deve interessare il destino del mercato, dell'industria, anche il mondo dei ricchi ci deve interessare. Perché se non funziona quel mondo, noi moriamo di fame. Quindi il mercato va regolamentato, l'economia va regolamentata, e quindi il potere legislativo deve trovare gli strumenti idonei per creare il giusto equilibrio tra l'imprenditore e la classe dirigente e la classe operaia. Ma meno contanti ci sono in giro, maggiore possibilità di avere un mondo legale c'è. Il denaro delle mafie è pieno di sangue, di gente morta, è pieno di sudore di commercianti e di imprenditori agricoli che moneta su moneta, banconota su banconota ogni giorno cercano di guadagnare per andare avanti con la propria attività, perché in quel piccolo bar ci sono 3 ragazzi che lavorano, in quella piccola azienda agricola ci sono 5 operai che lavorano, quindi 5 famiglie. Il denaro puzza, e come, quando il denaro viene rubato, viene carpito con la violenza, con l'inganno, con la sopraffazione della mafia, puzza e come. Ma capisco la domanda è reale, è realistica quello che lei dice una cosa giusta, cioè noi purtroppo stiamo vivendo con l'indotto dell'illegalità, porca miseria, stiamo vivendo con i soldi della cocaina. Perché a me, sapete cosa è capitato in un paese? È capitato che io, nell'arco di un anno, abbiamo arrestato 350 mafiosi, o presunti tali, poi mafiosi perché sono stati condannati. Sapete cosa è successo? È successo che alcuni negozi di grandi firme hanno chiuso. Perché? E in quel negozio entravano i corrieri di cocaina e si compravano 5 magliette firmate, non queste, queste costano 30 euro, magliette da 150 euro,
scarpe da 300 euro. Tutto il mercato di lusso. Il mercato di lusso, cioè una volta arrestati tutti questi, in un anno 350 persone, quei negozi hanno chiuso. Alcuni hanno ridotto. Non c'entravano nulla con la mafia, erano solo, come dire, erano dei clienti in questo caso i mafiosi. Dei clienti del negozio, sì. Ma erano trafficanti di cocaina, quindi quelle magliette venivano comprate con l'indotto della cocaina. Quindi il commerciante viveva con l'indotto della cocaina. Quindi azzerando la possibilità del contante, abbiamo la tracciabilità, i soldi provenienti dalla cocaina, poi come mi li manda, come mi compra le 5 magliette con la carta di credito, se il suo problema è che ha quella stanza piena di euro. Il problema del trafficante di cocaina qual è? Non è quello di ricchissimo, ma di giustificare la ricchezza. Lui già ha quella stanza piena di euro. Quindi il suo compito è quello di dimostrare, di cercare di giustificare la ricchezza, di portare la luce del sole. Nel momento in cui io dico tu non puoi comprarti la maglietta con banconote, ma puoi comprarla con la carta di credito, allora io cerco che creo un imbuto e blocco il commercio. Però noi potremmo anche dire, se noi vogliamo essere integralisti, lo dobbiamo essere su tutto. Integralisti su tutto, a 360 gradi, non a macchia di leopardo. Se noi vogliamo tolleranza zero, la tolleranza zero deve essere su tutto, incominciando proprio dal riciclaggio, dal colpire i trafficanti, dal colpire i mafiosi, dal colpire dell'elite dell''ndrangheta, non i morti di fame. E lo stupido che la mattina viene qui col SUV, con la catena al collo sbottonato, che mette la macchina in divieto di sosta e scende dondolando e si guarda attorno, se voi lo guardate, vedere chi per primo di voi gli offre il caffè la mattina, quello è l'utile idiota. L'utile idiota portatore di acqua al pozzo del capolocale. Se noi pensiamo invece di colpire i vertici dell''ndrangheta e quindi di colpire il patrimonio del ricco, perché quello è morto di fame, il trasportatore di cocaina, il killer, quello che va a chiedere la mazzetta, è l'utile idiota. La ricchezza delle mafie è concentrata nelle mani del 4-5% degli ndranghetisti. Allora, se noi ci concentriamo su quel 4-5% di ndranghetisti, cosa molto difficile e faticosa ma possibile, e in parte in tantissime occasioni ci siamo riusciti e ci riusciremo ancora, perché noi siamo ancora all'inizio della partita, allora noi dobbiamo avere un sistema giudiziario a tolleranza zero. Allora finiamolo di scimmiottare sui sistemi. Incominciamo a creare nel rispetto della Costituzione un codice penale, un codice di procedura penale, un ordinamento penitenziario che non siano le carceri delle porte girevoli, che quantomeno diano la sensazione all'opinione pubblica non dell'indeterminatezza, dell'incertezza di quando uno esce dal carcere. Quando una persona esce dal carcere, anche con una sentenza definitiva, nessuno sa quella persona quando uscirà. Lo sapete questo? Nemmeno il magistrato di sorveglianza sa se uscirà quest'anno, l'anno prossimo, fra 2 anni. Perché ci sono una serie di tali e tante maglie larghe che create dal sistema, create dal legislatore, anche di quelli che si battono il petto per la legalità, che partecipano a tutte le manifestazioni antimafia, che si strappano i capelli, che sono i più bravi oratori quando devono commemorare Falcone e Borsellino e gli altri vittime di mafia e gli altri eroi di questo paese, che grazie a loro oggi siamo qui, che possiamo parlare, grazie alla loro morte tra virgolette noi oggi abbiamo una legislazione antimafia, perché la legislazione antimafia italiana, ricordatevi, che è nata sempre il giorno dopo delle stragi, sempre il giorno dopo delle stragi. E allora, se noi vogliamo essere seri e credibili, dobbiamo cambiare le regole del gioco, dobbiamo cambiare il sistema. Noi continueremo comunque
a contrastare le mafie con tutte le nostre forze e le nostre energie, con gli uomini, con i miei colleghi, amici, con le forze dell'ordine che sono anche qui in questa piazza. Stiamo dando tutto noi stessi, continuiamo a lavorare qualunque sia il sistema giudiziario, qualunque siano i ministri, chiunque siano a governare, non ci interessa questo. Certo, chiediamo sempre a chiunque sta al governo, andiamo sempre a chiedere, a bussare, a chiedere uomini, mezzi, strumenti e se possibile anche modifiche normative, perché noi non vogliamo avere problemi di coscienza. Nessuno può dire non sapevo, nessun parlamentare può dire non sapevamo, perché noi abbiamo gratuitamente anche fatto proposte di legge, articolati di legge, che è una cosa diversa, non relazioni sulla mafia, che ne abbiamo fin sopra i capelli, di relazione e di analisi, e di professori e di consulenti pagati in modo profumato, perché non è etico, non è etico continuare a chiedere soldi. Non ci si paga per fare una relazione sulla mafia, non ci si paga per parlare di mafia, non ci si paga per fare un articolato legge. Noi lo facciamo sempre, gratuitamente, siamo i consulenti gratuiti di tutti, di tutto l'arco istituzionale, chiunque ci chiama diciamo come la pensiamo, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e lo faremo, perché ai posteri la storia dirà poi chi aveva ragione e chi aveva torto. Noi intanto abbiamo scritto e detto anche nei nostri libri, che saranno una testimonianza per il futuro, quando i nostri nipoti leggeranno questi libri e diranno quei due scemi e tutti gli altri scemi che vengono qui a parlare di libri. Ah, già 30 anni fa, già 50 anni fa, a Lamezia, a Trame, avevano già... Allora, speriamo che siano superati. Il mondo delle mafie, e le mafie non sono un esercito, una struttura statica, ferma, no? L'abbiamo detto tante altre volte. Le mafie, le società camminano, si muovono. Man mano che si muove la società, si muove anche l'andrangheta. L'andrangheta è tra queste fila. Man mano che la società avanza, avanza anche l'andrangheta. L'andrangheta non è un corpo estraneo. Gli andranghetisti mangiano come noi, vestono come noi, parlano come noi. Anche quando l'andrangheta va al nord, quando gli imprenditori andranghetisti sono andati in Emilia-Romagna, sono stati in provincia di Reggio Emilia, io ricordo, ma non sfuggo la domanda, è che mi piace spaziare. Quando io 10 anni fa siamo stati, cioè il professor Nicaso organizza ogni anno in provincia di Reggio Emilia una settimana tipo come questa, no? Dove si parla di mafia, di criminalità, di sistemi giudiziari, anche di libri. E allora 10 anni fa, la prima edizione, siamo andati invitati, mi pare Confindustria, Confartigiana, Confagricoltura, tutti c'erano lì, parlamentari. Io e Nicasi incominciamo a dire: guardate, attenzione, qui in provincia di Reggio Emilia c'è l'andrangheta, ci sono paesi dove ci sono colonie di indranghetisti, locali di indrangheta radicati. Credete, letteralmente ci volevano picchiare. C'erano dei parlamentari che gridavano: ma come vi permettete a dire che qui c'è l'andrangheta? Non vi permettete, noi abbiamo gli anticorpi, noi abbiamo sconfitto il nazismo, noi abbiamo sconfitto il fascismo, noi siamo in grado di sconfiggere le mafie, quando verranno? Dico: guardi onorevole, il londranghetista non viene con la divisa e la svastica o con la camicia nera, londranghetista veste esattamente come lei, mangia, ha solo un lieve accento calabrese come il mio, ma le assicuro che è identico a lei, e offrirà ai suoi concittadini forza lavoro, cemento depotenziato, tondino di ferro con un ribasso del 40%, e il suo concittadino imprenditore da tre generazioni che compra il ferro sempre a 100 non resisterà alla tentazione di comprare a 60, anche per superare questi ultimi 12 anni di crisi. Ci volevano picchiare. Vabbè, abbiamo detto: scusate, noi la vediamo in questo modo. Ce ne siamo andati, dopo 4 anni ci hanno chiamato per chiederci scusa,
perché avevano visto concretamente, avevano incominciato a sparare in provincia di Reggio Emilia, a commercianti che chiedevano la mazzetta, a imprenditori che dei soci di minoranza, di 'ndranghetisti entrati come soci di minoranza, gli avevano, tra virgolette, fregato, rilevato l'attività commerciale, l'attività imprenditoriale. Quindi se la 'ndrangheta è entrata al nord, l'imprenditore del nord lo ha abbracciato, gli ha aperto la porta, c'è stata una cointeressenza, una reciproca utilità. Quindi finiamola le ipocrisie, noi non sapevamo, noi non vogliamo avere a che fare con la 'ndrangheta, eccetera eccetera, sempre in occasioni ufficiali. Torniamo a questa montagna, e noi siamo un topolino, la montagna e sono le mafie. Sì, è vero, le mafie sono potentissime, ma soprattutto sono ricchissime. E le mafie dobbiamo incominciare a pensarle, ad allargare l'orizzonte, a non pensare più al locale di 'ndrangheta, alla struttura familiare, al vincolo di sangue, ma dobbiamo incominciare a pensare che con i soldi della cocaina le mafie sono entrate nel mondo dell'imprenditoria, dell'imprenditoria importante. E io spesso mi viene il dubbio, mi viene il terrore, e se queste famiglie mafiose hanno già comprato pezzi di giornale o hanno incominciato a comprare pezzi di televisione tali da manipolare il pensiero dell'opinione pubblica, questa è la cosa che mi spaventa, mi atterrisce, non è una cosa di niente, attenzione. Facciamo come hanno fatto le multinazionali nei decenni passati, attenzione, nei decenni passati sapete cosa è accaduto? Sapete perché oggi noi vestiamo tutte allo stesso modo? Negli anni 70 c'erano le ideologie, negli anni 70 esisteva la destra e esisteva la sinistra. Negli anni 70, se io avessi chiesto a lei quale cantautore ti piace, se mi avesse detto Battista il 99% era di destra, se mi avesse detto Vecchione il 99% era di sinistra. Oggi tutti ascoltiamo la stessa musica. Se io le avessi chiesto quale droga usi, se mi avesse detto cocaina il 99% era di sinistra, se mi avesse detto eroina il 99% era di sinistra, cocaina era di destra. Oggi non esiste più, non esistono più ideologie, non esiste più una differenza culturale, diciamo tutte le stesse cose con aggettivi e sostantivi diversi, c'è una massizzazione della collettività. E sapete cos'è successo, ad esempio? È successo, io per motivi di lavoro giro spesso Sud America, Centro America, Nord America, Europa. A me è capitato in un periodo in cui ero continuamente in giro come una trottola, perché c'era un periodo in cui facevamo grosse indagini sul traffico di cocaina. A me sapete cosa capitava? Vi ricordate la trasmissione Il Milionario, quella presentata da Gerry Scotti? Allora, la stessa trasmissione, lo stesso periodo, era trasmessa negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America. Cambiava il presentatore e la lingua. All'interno della stessa trasmissione c'era la stessa pubblicità di scarpe, di magliette, di telefonino. E questo tipo di cultura, che viene, chiamiamola cultura, di programmi televisivi che vengono trasmessi nelle stesse fasce orarie a mezzo mondo, a tre quarti di mondo, portano ad una omologazione di gusti, usi e consumi. E allora, come è stato possibile questo? La manipolazione di etnie, del popolo bianco, in un quindicennio, in 15 anni. E se le mafie hanno fatto, stanno facendo la stessa cosa. Hanno comprato pezzi di televisione, pezzi di giornale, e incominciano a parlare, a fare certi discorsi sulla giustizia, certi discorsi sulla legittimità o meno di norme. E non solo potrebbero diventare aizzare,
aizzare anche in modo violento contro uomini delle istituzioni, ma potrebbero anche manipolare il pensiero, il vostro modo di vedere il mondo, la vita e anche il pianeta giustizia. Cos'è questa 'ndrangheta, cioè una super 'ndrangheta, un'ndrangheta ancora più insidiosa? Ma una 'ndrangheta più sofisticata che non marca il territorio. Non è più radicata nel singolo territorio, luoghi. Ma è una 'ndrangheta di concetto, ideologica, che fa da stratega sulla politica criminale del presente e del futuro. Ma sono 'ndranghetisti o sono anche, ci sono, hanno come consiglieri quei colletti bianchi? Ma i colletti bianchi vengono sempre utilizzati, pagati, e la cosa più riprovevole è che i professionisti sono pagati e sono coscienti che stanno dando dei consigli illegittimi e che stanno commettendo dei reati, ma lo fanno in nome dei soldi. E c'è anche il passaggio che stasera non abbiamo toccato tra 'ndrangheta e massoneria deviata, che è stato il grande salto di qualità dell'andrangheta, la rivoluzione, lo spartiacque è stato nel 70 con la creazione della Santa, dove oggi noi abbiamo la stessa loggia massonica deviata, l'ndranghetista doc, quello battezzato, il medico, l'ingegnere, l'avvocato, il professionista, il quadro pubblica amministrazione. L'invisibile è il soggetto insospettabile che non entra in nessun tipo di circuito criminale, però allo stesso tempo è il prodotto dell'organizzazione criminale, il soggetto tenuto riservato, il soggetto tenuto nascosto, conosciuto solo al capolocale, che serve come consigliore, come persona, come stratega criminale, come un manager in un'azienda, in una multinazionale.